Igor Zhovkva ed è il vice capo di gabinetto del presidente Zelensky, nonché il suo consigliere diplomatico e anche la delega dei rapporti internazionali e quindi anche dell'integrazione europea. La prima domanda è proprio sapere da lei qual è il messaggio più importante che Zelensky ha voluto mandare a noi italiani. Well, I think all his speech was tutto il suo discorso è stato abbastanza forte, con tanti messaggi, ma mi soffermerò sul messaggio che chiede più sanzioni, soprattutto contro gli individui russi, più sanzioni contro le loro vite lussuose, il loro stile di vita lussuoso. Mi è piaciuto quando ha detto che non vuole che l'Italia diventi un luogo di villeggiatura per gli assassini, quindi per favore, tra gli sforzi che può fare l'Italia, c'è senz'altro quello di introdurre sanzioni contro le persone più compromesse politicamente, che sono responsabili per gli avvenimenti in Ucraina perpetrati dai russi, quindi non soltanto i parlamentari o i membri del Consiglio di sicurezza russo, ma tutte le persone al potere, quelli che governano, che fanno parte dei parlamenti locali, i militari, le persone che producono le armi, le persone compromesse politicamente che ancora continuano a partecipare all'aggressione russa in Ucraina. Ha ascoltato Mario Draghi e che impressione le ha fatto? Mi è piaciuto il discorso del Presidente Draghi, ho apprezzato il suo messaggio forte, il fatto che l'Italia vorrebbe che l'Ucraina entrasse nell'Unione Europea, un messaggio importante. L'Italia è una delle locomotive dell'Unione Europea, quindi molto dipende dal vostro paese per capire quando e quanto rapidamente entreremo nell'Unione Europea. Noi stiamo lottando non solo per l'Ucraina, ma per tutte le nazioni europee. Credo che gli ucraini si meritino di far parte della famiglia europea. Si è parlato delle riforme anche, noi siamo pronti a farle, ma per favore non perdete di vista il tentativo fatto dall'Ucraina di entrare in Unione Europea a causa della burocrazia, delle lungaggini burocratiche. Dobbiamo entrare come membri dell'Unione Europea e voi sarete un'Unione più forte con la presenza dell'Ucraina. Gli italiani saranno più forti se l'Ucraina, che è uno dei paesi europei più grandi, entrerà. Adesso vediamo che abbiamo uno degli eserciti più forti. Sarete più forti voi se parteciperemo alla famiglia, alla sicurezza e all'economia europea. Come mai Zelensky non ha nominato la richiesta della no-fly zone che aveva invece richiesto nei discorsi ad altri parlamenti come quello di Israele, Stati Uniti e Canada? È un tema molto importante, è molto importante per noi, ma dovete capire che ha scelto i messaggi più forti per il vostro Parlamento. È un tema che è sempre comunque sulla nostra agenda, quindi non è stato risolto. Abbiamo bisogno di una no-fly zone, oppure, qualora non fosse possibile, dobbiamo avere altri mezzi per difendere i nostri cieli, caccia, oppure sistemi antimissilistici. Qualunque cosa, qualunque membro europeo della NATO può fare qualcosa per difendere l'Ucraina, sarebbe di enorme valore. Qual è la situazione sul campo adesso e quanto pensate di poter resistere? Attualmente sul campo abbiamo una guerra di posizionamento. I russi hanno interrotto la loro offensiva in tante direzioni perché stanno esaurendo la loro forza umana, la forza tecnica, stanno esaurendo i loro missili ed altre capacità militari, il che significa che stanno prendendo tempo, stanno cercando di raggrupparsi, di rafforzare la loro presenza militare e anche il loro equipaggiamento. Noi stiamo difendendo i nostri cittadini, anche se stanno cercando di circondarci. Comunque le nostre città resistono, i cittadini stanno uscendo per strada a protestare, stanno venendo arrestati, molti sindaci sono stati rapiti, ma questo non romperà lo spirito ucraino e vi assicuro che quando sarà possibile le forze militari e ucraine contrattaccheranno contro le forze russe. Dall'inizio del negoziato sono stati fatti dei passi avanti?
Abbiamo cercato di fare progressi all'inizio, quando inizialmente si negoziava sui corridoi umanitari, durante la prima la seconda o la terza fase dei negoziati, ma anche lì, quando si è trovato un accordo, non è stato mantenuto. Anche ora non abbiamo dei corridoi umanitari per far uscire i cittadini dalla città di Mariupol, che viene bombardata giorno e notte, ora dopo ora. Vengono colpiti obiettivi civili come le scuole, gli asili, gli ospedali. Le persone stanno lasciando la città da sole, a piedi, e poi vengono raccolte dalle squadre di soccorso ucraine, perché non viene permesso loro di entrare in città. Vogliono bloccare la città e vogliono che la città si arrenda, il che non succederà. Gli ucraini non si arrenderanno mai. Ed è per questo che ora i negoziati si svolgono con formati diversi. Non c'è solo la delegazione principale, ci sono anche dei sottogruppi che si collegano in videoconferenza. Ma i negoziati principali ci saranno solo quando il presidente Putin si siederà ad un tavolo ed avrà il coraggio di negoziare direttamente col mio presidente, con la partecipazione anche di leader stranieri, se possibile. Quindi voi auspicate, lo sappiamo, Putin, Zelensky e anche dei leader stranieri, cioè un tavolo comune anche con i leader stranieri. Sottolineo questo perché mi sembra importante, ma che possibilità ci sono che ciò si realizzi? Dipende parecchio dalla comunità internazionale, dal presidente Draghi e da altri leader europei, che dovrebbero costringere il presidente Putin a trattare. Putin sta prendendo tempo adesso per ottenere delle vittorie simboliche in Ucraina, conquistando qualche città più grande come Kharkiv, Odessa nel sud, o anche la capitale, Kiev. Poi con queste vittorie crede che arriverà il momento per negoziare. Mentre noi tutti insieme dobbiamo dirgli che non è questo il modo di procedere, deve sedersi immediatamente, deve arrivare ad un cessate il fuoco immediato. Deve basarsi su degli accordi che devono essere fatti a livello dei presidenti. Lei vorrebbe anche Draghi seduto al tavolo con Putin e Zelensky? Credo che qualunque leader europeo non potrà che essere onorato di partecipare attivamente al processo, quindi un aiuto con un aiuto militare va bene, le sanzioni sono anche meglio, il Presidente lo ha detto, ma la partecipazione personale al processo di pace è ottimo, quindi qualunque possibilità che i vostri leader abbiano per assistere l'Ucraina sarebbe di enorme aiuto, è una questione di vita o di morte per gli ucraini. Ha detto poco fa, no, gli ucraini non si arrenderanno mai, e questa, permettete di dirmelo, è una frase che io ripeto a coloro, perché ce ne sono anche in Italia, che dicono Zelensky dovrebbe rinunciare a rendersi, così il suo popolo non verrà ucciso. Lei che cosa risponde a chi la mette in questo modo? Ecco, a questi esperti militari, ad esperti di altro tipo, dico che pensavate che l'Ucraina si sarebbe arresa dopo 3 o 4 giorni dall'inizio della guerra. È stato un errore di calcolo quando hanno detto che Kiev e le maggiori città ucraine sarebbero state conquistate dalle forze armate russe, perché le forze armate della Russia sono il secondo esercito, il cosiddetto secondo esercito del mondo, con tutte le tecniche più moderne, con tutte le loro conoscenze militari. È tutto un mito, una leggenda. Questa leggenda che vuole l'esercito russo forte e evaporato. L'esercito ucraino, e l'Ucraina è un paese più piccolo, con una popolazione più piccola, ha dimostrato di essere un esercito molto professionale e molto ben equipaggiato nell'affrontare l'esercito russo. Quindi con questo esercito, con questo coraggio, con un presidente coraggioso, non abbiamo nessuna intenzione, nessun diritto di arrenderci all'aggressore russo, non lo faremo mai. Un'ultima domanda, cosa risponde invece a quelli che dicono la no-fly zone non si può fare perché si rischia una guerra mondiale anche nucleare? A loro dico che la guerra è già cominciata in Europa, l'Ucraina è un paese europeo.
In secondo luogo, stiamo parlando di del pericolo di una guerra nucleare. Ma vediamo quello che accade. Una persona, un presidente, uno stato nucleare comincia a minacciarci di una guerra nucleare fin dal primo giorno, minacciandoci che questo possa accadere. Ci sono altre potenze nucleari. Perché gli altri leader delle potenze nucleari permettono al presidente Putin di ricattarci? Perché hanno paura di questo ricatto? Ci sono regimi di controllo delle armi nucleari e del comportamento degli stati nucleari, quindi forse va un po' ripensato questo meccanismo di controllo e forse sarebbe anche il momento di ripensare al sistema di sicurezza europeo. Anche questo dovrebbe far parte dei negoziati generali e quindi capire come fornire garanzie di sicurezza per il mio paese in futuro affinché non ci possa essere una nuova aggressione russa, ma anche una garanzia per il sistema di sicurezza europeo, che credo sia abbastanza debole allo stato attuale delle cose. Quindi per i leader dell'Unione Europea adesso sarebbe più sicuro porre fine all'aggressione russa in Ucraina adesso, invece di pensare a quale sarà il prossimo paese ad essere aggredito se non si pone fine all'aggressione russa in Ucraina. Quindi unitevi a noi nell'aiutarci a porre fine all'aggressione russa. Grazie, grazie davvero. Mi sembra che sia tutto chiaro. L'ultima cosa, non so se ci sono dei tempi, lei si immagina dei tempi per l'ingresso dell'Ucraina in Europa o se è tutto bloccato in questo momento non si può fare? Perché la NATO l'abbiamo scartata, come abbiamo capito bene. Però in Europa ha dei tempi, le hanno promesso dei tempi sull'ingresso dell'Ucraina in Europa? No, non si è fermato, ma le cose vanno molto lentamente. Chiaramente per l'Unione Europea le cose possono andare un po' più rapidamente. Noi stiamo andando al passo delle tartarughe, delle lumache. Noi vogliamo aderire, quindi faremo tutto quello che serve, attraverseremo tutte le fasi necessarie, ma vi chiediamo di essere un po' più rapidi. Non abbiamo decenni, non abbiamo anni per poter lavorare questa richiesta. Con uno scenario ottimistico ce la faremo in qualche anno, ma vi chiediamo di aiutarci a superare la burocrazia. Tutto quello che dovrà fare l'Ucraina lo faremo. Faremo i compiti a casa, faremo tutte le riforme necessarie, ma non dimenticate che stiamo in guerra. Abbiamo questa componente della sicurezza tra i criteri e stiamo difendendo tutta l'Europa. Quindi consideratelo, per favore, aiutateci a diventare un membro dell'Unione Europea. Sarebbe veramente di grande ispirazione per i militari ucraini che combattono nelle trincee, per i cittadini ucraini che vengono bombardati dai missili, per le donne e per i bambini ucraini. Sarebbe un messaggio chiarissimo per tutti gli ucraini, e cioè che voi ci sostenete, che siete membri della famiglia europea e membri dell'Unione Europea. Chiarissimo, la ringrazio, ci saluti Zelensky, non possiamo dire lei dov'è, ma ovunque lei sia, ovunque sia il presidente, ce lo saluti da parte nostra, visto che lei è uno dei suoi più stretti collaboratori. Grazie davvero.